Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus. Nell'ultimo periodo non si può certo dire che Square Enix con Marvel Avengers non stia cercando, attraverso dei vari comunicati, di cercare di recuperare quanto più persone possibili per farle ritornare un'altra volta a giocare a Marvel Avengers. Naturalmente, quando state, vi invito come sempre a mettere un pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. È fondamentale sapere a questo punto anche la vostra opinione, perché come vi dico sempre, voce di popolo, voce di Dio, quindi la mia opinione e la vostra è fondamentale. In che senso? Andiamo con gradi. Allora, lo sapete benissimo che, tra l'altro, di recente è stato rilasciato anche un trailer. Il 18 uscirà la nuova espansione di Occhio di Falco con nuove missioni. E tra l'altro, poi, fondamentale, ci saranno del... Cioè, la patch dovrà essere abbastanza corposa per il semplice fatto che ci sarà l'upgrade per le nuove console. PS5, Xbox Serie X e Xbox Serie X. Ci sarà un framerate più alto, texture migliore, ci saranno effetti grafici per ciò che riguarda le esplosioni migliorate. Una grafica migliore, ma questo naturalmente... era prevedibile. Naturalmente, altra cosa fondamentale è il cross-gen, ossia se avete amici con cui giocavate su PS4 e Xbox One, state tranquilli che se anche avete la fortuna, se state fortunati ad acquistare le nuove console next-gen PS5, Xbox Serie X ed S, potete tranquillamente giocare anche con quelli che hanno le console vecchie, old-gen, PS4 e Xbox One. Magari naturalmente vi divertite a parare addosso, come si dice, dalle mie parti. Spero di no, perché... è un tasto abbastanza dolente. Ma parliamo di tasti... no, non voglio parlare di tasti dolenti, voglio dire la verità. In che senso? Fondamentalmente a noi due sono le cose che ci interessano in questo momento. A noi, a me. Le missioni, che è quello che hanno detto. E altra cosa fondamentale è questa progressione rinnovata degli eroi. Ciò che riguarda il livellamento. In che senso? Sono arrivate varie notizie, perché questa progressione dovrebbe essere rinnovata, dovrebbe cercare di spingere le persone a giocare di più, in maniera più piacevole. Questo è quello che ci hanno detto. Credo che sia normale da dire, perché trovo assurdo dire il contrario. Cioè, nel senso, vi facciamo un miglioramento, una progressione del personaggio in maniera sbagliata, in maniera tale che vi annoiate e non ci giocate più. No, è normale che ci dicono che sarà migliore. Da quello che abbiamo capito, dovrebbe essere così, però lo sapete benissimo fino a quando non vedo, non credo, ma da varie fonti sappiamo che dovrebbe essere più lenta. Più lenta, sì. Perché in pratica prima gli eroi... si livellavano troppo facilmente, era troppo facile salire dal livello 25 al livello 50. Adesso sarà un po' più complicata. Spero che non si riduca a questo, nel senso, se è più complicata e le missioni sono piacevoli, magari c'è anche piacere a livellare con più difficoltà. Ma se le missioni sono ripetitive e non sono gradevoli e ci vuole anche più tempo per livellare il personaggio, a sto punto spero che non sia così. Ve l'ho già detto in altri video, ve lo continuo a dire, su questo gioco io ci ho sperato tantissimo, perché obiettivamente giocare con dei supereroi della Marvel ti riempie il cuore, assolutamente. E vedere tanta gente che abbandona un gioco del genere fa strano, fa veramente molto strano. Comunque, il 18 è abbastanza vicino, per cui a breve avremo tutta la patch, tutte le varie nuove missioni, e vedremo a questo punto quali saranno questi aggiornamenti. Fondamentalmente, come già vi ho detto, almeno quello che penso io sono le missioni e questa progressione dei personaggi rinnovata, che dovrebbe dare più appeal. Vabbè, non lo so. Scrivete sotto nei commenti che cosa ne pensate. Incrociamo le dita. Ci vediamo al prossimo video.